Dalla rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Con Giacomo Rossi, presidente di Fronte di Azione Popolare. Ecco, Giacomo, la prima domanda che ti faccio è quella se voi vi presenterete alle regionali. Noi continueremo ad occuparci dei problemi del territorio e delle persone che vivono in questo territorio. Purtroppo i problemi sono tanti, chissà, forse potremo anche candidarci alle regionali, adesso vediamo. Lavoro in corso? Sì, lavoro in corso. Okay. Qual è la vostra visione sull'attuale scenario politico? L'attuale situazione politica marchigiana purtroppo è sconcertante. Un centrodestra che insegue il centrosinistra con il candidato presidente che è stato presidente del centrosinistra per 10 anni. Un PD che si crede già vincitore, un Movimento 5 Stelle purtroppo troppo chiuso sulle proprie posizioni e non avvezzo ad allargarsi ai movimenti, a quelle persone che da tempo, anche prima di loro, si occupano delle tematiche comunque del territorio. Quindi ripeto, uno scenario politico sconcertante. Speriamo che qualcosa di nuovo in questo contesto possa nascere e possa creare anche delle strade che possano far fronte appunto a questo sistema politico. Altrimenti facciamo la fine della vicina Emilia Romagna. Sì, altrimenti sì, purtroppo il non voto non è mai bello, però l'estrema razio potrebbe portarci anche a non votare. Dobbiamo scegliere delle alternative e delle proposte che non ci piacciono, preferiamo non andare a votare, ma speriamo che si possa in questo lasso di tempo costruire con le persone per bene qualcosa di positivo per tutto il territorio marchigiano. Quindi quello che state cercando di fare è vedere se ci sono le circostanze per poter creare insieme, immagino, associazioni, insomma, a realtà operanti sul territorio, vedere se si riesce a fare gruppo, insomma. Certo, a breve forse qualcosa di nuovo verrà fuori, stiamo a vedere. Ok, e noi ci saremo, vi seguiremo. Ok, detto questo, io entrerei in alcune tematiche adesso in ordine sparso. E la prima, perché ieri sera abbiamo fatto questo incontro con l'Associazione delle Ferrovie della Valle del Metauro, che ci hanno esposto praticamente la situazione, eccetera. In questo momento siamo sotto campagna elettorale, quindi piove anche qualche promessa di troppo. Qual è il vostro pensiero su questo caso specifico, che so che conoscete già molto bene? Certo, noi non siamo abituati a promettere, ma a fare. E innanzitutto un ringraziamento agli amici dell'Associazione Ferrovie Val Metauro, che da tempo si occupano, da tempo immemorabile, si occupano della riattivazione di quest'opera che c'è già, che è la Fano Urbino, che purtroppo la politica marchigiana e pesarese del PD in primis ha voluto smantellare. Noi fin dall'inizio abbiamo supportato l'associazione con un sostegno anche legale e ci siamo sempre battuti a fianco dell'associazione e continueremo a farlo, perché questa è un'opera importantissima per la nostra provincia. Lo abbiamo fatto prima, lo facciamo adesso e lo faremo in futuro, e non facciamo come, appunto, come dicevi tu prima, quelle persone che in virtù di una campagna elettorale appaiono e fanno finta, insomma, di occuparsi di una tematica, nella fattispecie della ferrovia. Noi ci siamo sempre occupati di questa tematica, naturalmente la voce grossa l'ha fatta l'associazione, questo, come ho detto prima, ne va appunto in merito, continueremo a batterci per la FVM. Ok, quindi auspicando
il ritorno della rotaia, andiamo su gomma. Sì. La Fano Grosseto, due punti. Qual è il vostro punto di vista? Sì, anche su questa tematica ci siamo battuti oramai da lungo tempo per la realizzazione della Fano Grosseto fatta bene, cioè una Fano Grosseto che non preveda pedaggi nei tratti già esistenti, già pagati dai cittadini, e che non veda spostamenti di tracciato nell'alta Valle Metauro, chiedendo appunto che il tracciato segua il tracciato vecchio, cioè quello consono anche ai piani regolatori di tutti i comuni dell'alta Valle del Metauro, e anche naturalmente tracciato meno impattante. Quindi cioè va bene il progetto attuale, guai a mettere i caselli, quindi a fare pagare in sostanza il tratto e partire. Questa è in sostanza la... Certo, si spera, ma purtroppo questa non è l'intenzione del presidente Spacca. Si vuole dare una mano a qualcuno. Sì, si vuole dare la mano ai soliti noti, in questo caso alle tre società Strabag, CMC ed Astaldi, una Fano Grosseto che si vuol fare a tutti i costi, noi diciamo no. Allora, si deve fare, ma si deve fare bene. Per questo abbiamo fatto qualche mese fa una riunione dove si è fatto appunto il punto della situazione. Ne rifaremo delle prossime in Umbria e in Toscana, che sono le altre due regioni interessate all'opera. Ok, quindi diciamo siete insieme con altre realtà, associazioni, certo, movimenti eccetera. E questa è un'ottima cosa. E invece rapidamente uno sguardo alla Galleria della Guinza in specifico. Sull'argomento è bene fare chiarezza, perché come si è detto nell'incontro che abbiamo fatto ad Urbania ed è stato egregiamente esposto dal consigliere di Mercatello Tommaso Gentili, non è facile riaprire così una galleria anche se esistente, innanzitutto per i parametri di sicurezza che comunque sono mutati, e in secondo luogo per il fatto del traffico in entrata e traffico in uscita, cioè non si può far riversare un flusso di traffico immenso su, per dire, zone che non sono per il momento portate a ricevere un certo numero di auto, quindi naturalmente sarebbe bello poter aprire anche da subito la Guinza, fermo restando che nel lato comunque umbro ancora l'opera si deve ancora fare, e quindi vanno fatte delle valutazioni. Io mi auspicherei che l'opera fosse finita e finita bene. Quindi in sostanza voi dite cerchiamo di capire meglio l'aspetto tecnico in questa prima fase, magari cerchiamo di non dare un altissimo traffico, quindi un traffico locale, diciamo, dai, di vallata, ecco. Non lo so se questo si può fare nei termini di legge. Quindi comunque diciamo una cosa, d'aprire diciamo uno studio su questo, approfondire, ci vorrebbe tempo. Certo, un approfondimento senza ombra di dubbio, è ovvio, se ci sono le possibilità, perché no, ma io dubito che ci siano i parametri normativi adeguati per poter aprire diciamo in sensi alternati questa guinza, e soprattutto, ripeto, i flussi di entrata ed uscita della stessa galleria. Senti, stiamo un attimino ancora su gomma. E allora queste province dovevano essere, tagliamo tutto, no? Tagliamo le province eccetera, qui si taglia, ma hanno tagliato pure i soldi delle strade, qui abbiamo le strade che fanno schifo, qui c'è da ammazzarsi. Sì. E non era mai successo, almeno da quando io ho ricordo di guida, cioè una situazione così incredibile delle strade, no? L'anno scorso andava di moda la pezza, la strapezza, l'ultrapezza, oggi andiamo direttamente con le voragini, quindi io mi immagino uno che guida una moto è proprio a rischio di vita, perché qui non si scherza, certo. Non si scherza. Ora, è mai possibile? Cioè, cosa stanno combinando questa gente? Cioè, è possibile che non ci sono più i soldi almeno per tenere una strada nelle minime condizioni? Qual è
il vostro punto di vista sull'assetto quindi delle province, sul riordino, su quello che stanno combinando, insomma. Sì, allora, sulla questione strade io feci appunto una protesta anche eclatante proprio un anno fa e evidenziai delle buche su alcune strade appunto provinciali, ci mise addirittura dentro la testa. E la situazione è drammatica ma non da ora, è drammatica da un certo periodo di tempo, perché le buche ci sono soprattutto in alcune strade, la condizione viaria è pessima oramai da anni e questo è frutto purtroppo della gestione Ucchielli Ricci. Ucchielli dice di aver lasciato una Ferrari a Ricci, Ricci dice di aver ereditato una 500, non si capisce bene, il fatto sta che la nostra provincia galleggia nei debiti, 130 milioni di debiti, attualmente la provincia è anche depotenziata appunto economicamente anche di competenze, quindi è ancora più difficile intervenire sulle strade. Io penso una cosa, che bisognerebbe un attimino lavorare anche sulla ordinaria amministrazione e manutenzione delle strade, quindi ridare in mano la pala a quei cantonieri che invece preferiscono starsene fermi lungo le strade o magari dormire dentro i pulmini, sono, perché io questa situazione l'ho anche degli esempi virtuosi anche di comuni stessi che a un certo punto mettono le mani, cioè si tirano su, si attrezzano. Ecco, per esempio, una cosa sarebbe stata se ci fosse un po' di unione tra i vari comuni, perché il problema è anche questo, che poi purtroppo non abbiamo nei territori, soprattutto l'entroterra, ogni comune fa fatica a dialogare con l'altro, eccetera, perché uno potrebbe anche attrezzarsi per cercare di tenersi autonomamente in ordine alle strade, sì, cioè, potrebbe essere un'idea. Purtroppo i soldi non ce ne sono, tutto questo è frutto appunto di una mala gestione passata. È ovvio che però le strade non si possono lasciare così e soprattutto, ripeto, sulla ordinaria amministrazione deve essere fatto, credo, un piano un attimino un po' più fattivo, un po' più ragionato anche per l'intervento stesso terra a terra, o meglio dire buca a buca. Non si può più andare avanti così, non saprei veramente io personalmente da dove iniziare, anzi lo saprei facendo pagare le responsabilità alle persone che hanno creato questa situazione. E questo è anche comunque oramai compito dei cittadini, allontanarsi anche da quei partiti, da quelle persone che hanno portato la provincia, la regione e i nostri comuni allo sfascio. Ma per esempio, ecco, una cosa, ci fosse stato un riassetto diverso, no? C'è qualcuno per esempio che dice che come la pensi su questo? Cioè, sulla posizione che qualcuno dice l'esatto opposto, che invece di tagliare le province avrebbero dovuto tagliare la regione. O l'una o l'altra, e soprattutto non lasciare entità intermedie come sono adesso le province svuotate di competenze, tra l'altro svuotate anche appunto economicamente. Basta con questi doppioni. Io sono personalmente contrario anche al discorso unioni montane, comunità montane, unioni di comuni, fatte come sono state fatte, perché alla fine si va a creare un ulteriore ente che comunque costa i carrozzoni, ai cittadini, i piaceri, diciamo, ecco, le cose, basterebbe, sì, sì, fondo, sì, sì, cioè, certo, tutto fatto con dei criteri dove il cittadino non conta nulla. Basterebbe organizzarsi tra sindaci, tra comuni, e mettere insieme, ecco, mettere insieme il dialogo, quello che non c'è tra i vari comuni. Noi ci chiamiamo Monteferrato, certo, quindi siamo, certo, nell'entroterra, e anche tu sei nell'entroterra, certo, diciamo, come residenza, e quello che manca è proprio avere la possibilità magari anche dell'autogestione, tutto, certo, sommato, no? Ora non voglio parlare di federalismo, ma poter avere, anche se noi abbiamo un numero limitato di cittadini negli entroterra rispetto alla grande città, però, cioè, almeno la strada provinciale dovremmo poter avere, no, i soldi per poterla sistemare. Certo. Se potessimo gestire in autonomia, quindi magari
non so, chiamiamolo come vogliamo, a livello di valle, ogni valle potrebbe pianificare, sì, no? Il proprio percorso turistico e economico anche. Purtroppo sono discorsi troppo ampi per dei celebrolesi. E poi c'è un altro problema. Qui si parla di ospedale unico, si parla di ospedale unico, e dall'altra parte gli entroterra invece soffrono proprio. Cioè qui abbiamo delle situazioni per alcune patologie legate all'infarto, cioè per esempio dalle nostre parti del Montefeltro, ma immagino che non sia molto diverso qui da voi, se mai poi me lo dici, tra un arrivo possibile di un'ambulanza che ti può mettere, cioè proprio l'abbiamo misurato statisticamente, ci può mettere 40 minuti ad arrivare, no? E poi se tu sei nell'entroterra, ora che tu arrivi a Pesaro, perché per alcune patologie tu sei costretto ad andare a Pesaro, di infarto per esempio, ci vogliono 2 ore, sei già morto. Cioè, e qual è con la vostra idea di sanità, in questo momento ti chiedo proprio in particolare riferimento agli ospedali degli entroterra. Sì, naturalmente il mantenimento del servizio sanitario di primo soccorso è basilare. Dietro l'ospedale unico di Fanno e Pesaro si nasconde solo una grossa speculazione finanziaria ed edilizia, guarda caso fatta sempre dagli amici degli amici. È noto e arcinoto ed è visibile a tutti che i nostri ospedali oramai sono più... degli... ecco, sono diventati purtroppo poco più che dei cronicari. La sanità privata sta aggredendo le strutture pubbliche sotto la falsa, diciamo, innovazione che porta il privato, ma la sanità dovrebbe essere garantita dal pubblico. E quindi è una situazione drammatica. Anche qui abbiamo dei responsabili, responsabile numero 1 Almerino Mezzolani, responsabile numero 1/2 è Gian Mario Spacca, che guarda caso il centrodestra vorrebbe prendersi come presidente della loro regione. Quindi è una situazione assurda. C'è poco da dire, purtroppo i cittadini che hanno a che fare con gli ospedali vedono qual è la nostra situazione. Qui c'è da fare veramente un cambio radicale di tutto quanto, anche perché il bilancio regionale viene assorbito all'80-85%, anche 90%, dalla sanità. Quindi non è che i soldi non ce li buttano e come, ma guarda caso i soldi vanno sempre per gli stessi e secondo i loro piani, e soprattutto per andare ad incentivare tutta quella classe, tra parentesi, dirigente di direttori sanitari, primari e via dicendo, che altro non sono che l'espressione di clientelismi partitici. Grazie a voi.